laparoscopica è la tecnica che deve essere eseguita nella chirurgia bariatrica, però se parliamo di tecnica laparoscopica pensiamo alla storia. Nel 1983 Mouret fece la prima appendicectomia laparoscopica, da allora numerosissimi passi sono stati fatti. Mi piace sottolineare come la chirurgia abbia avuto un'evoluzione incredibile, esattamente come per i giovani ha avuto l'elettronica. Ecco, la chirurgia ha avuto esattamente la stessa evoluzione. Dai grandissimi tagli in cui i miei maestri dicevano grande taglio, grande chirurgo, oggi è il più piccolo taglio, il più grande chirurgo. E la laparoscopia è praticamente la tecnica eseguita con piccolissimi tagli attraverso i quali, in uno di essi si mette una telecamera e si riesce a eseguire lo stesso intervento, deve essere eseguito lo stesso identico intervento che veniva eseguito in laparotomia, cioè con l'apertura dell'addome. La laparoscopia viene utilizzata ormai abbastanza routinariamente nei centri di eccellenza per ogni tipologia di intervento. Viene applicata tantissimo anche nella patologia oncologica, cioè quella dei tumori. Oggi i tumori gastrici, i tumori dell'esofago, i tumori del colon, i tumori del retto vengono nei centri di eccellenza affrontati per via laparoscopica. Pensate alla difficoltà di operare uno stomaco, un tumore dello stomaco con 5 piccoli fori. Ebbene, questo però permette dei vantaggi incredibili al paziente, perché il paziente non ha dolore. Pensate che il dolore, quando correte, avete uno strappo muscolare, avete dolore per un po' di tempo. Ecco, se viene tagliato l'addome, il dolore è dato anche da quello, dallo strappo del muscolo. Se il dolore invece, l'incisione è così piccola, ecco che il paziente ha un minimissimo dolore nella prima giornata post-operatoria e la ripresa post-operatoria è decisamente veloce, il paziente potrà andare a casa sua velocemente, riprendere la propria attività lavorativa e anche, voglio dire, i propri hobby nel minor tempo possibile. Però voglio sottolineare come la tecnica laparoscopica deve essere e deve dare al paziente la stessa qualità dell'intervento laparotomico. Se questo non avviene, significa che è sbagliato o significa che non è il chirurgo giusto. Un'evoluzione incredibile. Ripeto, pensate all'elettronica ed esattamente quello che stiamo vivendo in chirurgia. Sottolineo per esempio l'importanza del verde di indocianina, una tecnica all'avanguardia, assolutamente eccezionale. È un colorante vitale che si inietta in vena oppure con piccoli aghi vicino al tumore. Questo permette la visione assoluta della vascolarizzazione. Per spiegarvi, quando viene tolta una massa tumorale, i due segmenti che vengono uniti devono essere vascolarizzati, cioè devono avere un apporto di sangue. Ecco, quando iniettiamo il verde abbiamo il colorante su questo lato e su questo, deve essere tutto verde. Se capiamo che non c'è, significa che manca l'adeguato flusso vascolare, significa che quel paziente avrà delle complicanze. Capite che attraverso questa tecnica si riducono al minimo le complicanze gravi degli interventi chirurgici. Significa operare in diretta e questa è la nuova frontiera dei congressi. Adesso è appena finito il 29° congresso dell'apparato digerente del professor Palazzini a Roma. Io da qui ho fatto una diretta televisiva in laparoscopia nazionale, così come altri grandi chirurghi, ed è sicuramente un momento di crescita per tutti, perché non sono più diapositive, non si parla e basta, ma vedi all'opera i chirurghi e capisci le loro tecniche e rubi l'arte, che credo sia il trucco principale per imparare.